Menù internazionale per Pasqua, mescoliamo le ricette tradizionali di diverse regioni. E questa volta sarà la Sardegna la mia musa ispiratrice. Tra le ricette tradizionali di Pasqua sarda ho scoperto con piacere le casadinas, dette anche partulas o formaggelle sarde, che oggi vi propongo. Ho notato che ci sono moltissime ricette delle casadinas e non vedo l'ora di proporvi la mia versione. Allora, in una ciotola uniamo farina di semola e farina bianca W0. So che alcune ricette prevedono l'utilizzo esclusivo della farina di semola, altre invece della farina bianca. Io ho scelto un mix di queste due farine, ok? Aggiungiamo poi un pizzico di sale e un mix di olio e acqua. Allora, la ricetta originale prevede l'utilizzo dello strutto invece dell'olio, però vogliamo stare un pochino più leggeri, quindi vi consiglio l'utilizzo appunto dell'olio extravergine. Mescoliamo per bene il tutto, fino ad ottenere una pasta che ricorda vagamente quella della pasta fresca senza uova. Abbiamo ottenuto questa consistenza. Intanto sistemiamo la pallina all'interno di un foglio di pellicola trasparente e ci dedichiamo alla preparazione del ripieno. Il ripieno si prepara con della ricotta, di solito si utilizza ricotta di pecora, però secondo me potete utilizzare anche ricotta misto pecora oppure di mucca. Aggiungiamo un tuorlo, questo è indispensabile ai fini della ricetta. Aggiungiamo lo zucchero. Aromatizziamo con scorza d'arancia e scorza di limone. Qui potete un po' giocare con gli aromi, quindi potete anche aggiungere della vaniglia. In alcune ricette troviamo addirittura l'uvetta sultanina. Questa è la consistenza della crema che abbiamo ottenuto, ma non è ancora finita. Dobbiamo aromatizzarla con mezza bustina di zafferano e io vi consiglio di scioglierlo in un cucchiaio di acqua calda. Aggiungiamo la soluzione di zafferano all'interno della crema. Amalgamiamo il tutto con la farina per ottenere un impasto piuttosto compatto. Questa è la consistenza finale del ripieno. Mettiamo da parte, ci dedichiamo nuovamente alla preparazione della pasta. La stendiamo su un piano infarinato con il mattarello fino ad ottenere uno spessore piuttosto sottile. Sapete, ho trovato anche, cosa che non vi ho detto prima, che alcune ricette prevedono l'utilizzo dell'uovo all'interno dell'impasto, in altre invece figura solamente l'albume. Quindi, come vi ho detto, insomma, le ricette sono davvero innumerevoli. La messa in forma delle casadinas è davvero divertente. Vi faccio vedere come si fa. Dobbiamo prendere uno stampino rotondo, un tagliabiscotti qualsiasi, dal diametro da 7 a 10 cm, io lo utilizzerò da 8 cm. Ricaviamo la prima formina, poi lo metto qui così vi faccio vedere bene, al centro mettiamo una cucchiaiata anche abbondante del ripieno, così. Dobbiamo pizzicare i bordi, vedete, creando 8 pieghe. Si otterranno così dei bellissimi cestini. Molto facile da preparare, dall'effetto scenografico. Sistemiamo su una bella placca foderata con carta forno. Procediamo in questo modo, reimpastando se necessario i ritagli per ottenere nuove casadinas. Pardulas pronte per essere cucinate. Vi consiglio 180 gradi ventilato o 200 gradi statico per circa 25 minuti. Eccole le nostre meraviglie sarde pronte per essere servite. Io le ho lasciate raffreddare completamente, però sono buone anche da servire tiepide. Vi faccio vedere la consistenza. Eccole qua, vedete? Un profumo incredibile davvero. Provatele, poi sappiatemi dire che ne pensate. Ah, sapete, ho scoperto anche che esistono nella versione salata. Insomma, abbiamo capito, di versioni delle pardulas ce ne sono per tutti i gusti. E voi quale preferite? Fatemelo sapere perché sono proprio curiosa. Ciao, buona Pasqua!